Marco Biagianti e Peppe Mascara, campioni di solidarietà nel triangolare di beneficenza a Torre del Grifo in favore dei bambini dell'Ibiscus, ma anche ex capitani del Catania nel recente passato. Da lontano hanno seguito le vicende degli ex compagni e con Livorno e Pescara si ritroveranno tutti nel prossimo torneo cadetto. No, seguì da vicino anche perché insomma era una squadra che lottava con Livorno, quindi sinceramente non me l'aspettavo come tanti tifosi, insomma un anno difficile così, perché comunque è una grande squadra, una buona squadra, però capitano anni storti, quindi penso che questo sia stato un anno storto per Catania, un anno storto per Livorno, però si spera insomma già dal prossimo campionato di risalire. E ti trovi sempre bene, sempre a casa qui? Sì. 7 anni non si dimenticano facilmente, in più, insomma, oltre a ringraziare la città, insomma, tutti i tifosi mi sono sempre stati vicini, quindi settimana prossima mi sposo, quindi con una ragazza catanese, sto bene qua, insomma, ho trovato una bella realtà, tanti amici e insomma, va bene così. Quando succedono queste cose la colpa è di tutti, va suddivisa. Dispiace perché il Catania in 8 anni ha fatto cose straordinarie in Serie A. A volte si può inciampare e subito rialzarsi. Penso che il Catania abbia le qualità, le potenzialità di risalire subito. Anche devo dirti la verità che il campionato di Serie B è lungo, è duro e bisogna stare attenti e non avere fretta di sfondare subito tutto.